Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video. Direi finalmente, dopo un po' di tempo, mi è stato consigliato di fare tipologie di video, diciamo che non ho fatto del tutto, tipo questa Cab View, come si chiama solitamente. Sono qui sul bolide, il buon Hurleyman. Qui ci sono alcuni dei nuovi impianti. Vedete che ho messo i pali, il tubo, l'irrigazione, abbiamo la linea qui, la linea nuova. Irrigatori, micro sprinkler, idem sui filari di pero di 2 anni fa, quelli famosi. I pali sono brutti, si vede, sono pali recuperati, comunque fanno il loro dovere. Qui dietro ho attaccato il ripuntatore che avete già visto con 2 punte, se non ricordo male, o 3. Questa volta ne ho messe 4, tutte posteriori, e praticamente per farvela breve, qui dove ho fatto i nuovi impianti si vedono benissimo 2 solchi enormi fatti dalle ruote. Fino a quando non avevo messo i pali e l'impianto di irrigazione, qui venivo ad irrigare le piantine con una botte tipo botte da liquami. Sul terreno lavorato, botte piena con 30 quintali d'acqua, insomma, ha fatto dei solchi immensi. Allora ho pensato, lavoro il terreno. Lo zappo, l'ho freso anzi. Sistemo un po' perché ci sono comunque dei dislivelli, qui si nota un pochino. Quindi io cosa faccio? Con il ripuntatore rompo la crosta, rompo la superficie. Lo so, servirebbe un erpice a dischi o un frangizolle, cose di questo tipo, ma non ce l'ho. Ho questo qui, quindi uso questo. Eccomi qui in quest'altro punto, qui ci sono le famose 4 file di pero Santa Maria che ho piantato quest'anno in quel video. Ecco qui domenica o sabato, domenica non ricordo, abbiamo messo i pali e ora mi manca da mettere il filo, il tubo e gli ugelli, ma poi appunto è venuto a piovere. Allora, doppia trazione, io spero che la visuale non si muova troppo, ma è molto probabile che si muova perché io giustamente devo muovere la testa avanti e indietro per tenere controllato tutto. Giù il ripuntatore, in realtà ovviamente non lo metto a fondo tutto quanto, devo solo rompere lo strato superficiale, perciò vado giù un po' per non fare sforzare troppo il trattore e non farlo lavorare chissà quanto. Poi dopo passerò a fresarlo, non è indispensabile effettivamente, da una parte è un po' uno spreco di carburante, è un po' un lavoro un pochino inutile da una parte, perché se, beh, certo, se avessi un frangizolle riuscirei a fare un lavoro molto migliore con una sola passata. Però qui effettivamente ci è venuto un po' di crostone, perché questo è un terreno comunque un po' argilloso, non troppo, ma è il classico terreno che d'estate diventa cemento. E quindi io lo devo rompere, ci sono delle zolle che sono veramente grosse, quindi io dopo sì, ci passerò con l'erpicino per spianare il tutto, perché comunque ci sono rimasti dei dislivelli, soprattutto appunto dove c'erano i solchi delle ruote. Però fresando riuscirò a sminuzzare meglio il terreno, a sminuzzare le zolle e quindi riuscirò anche a spianarlo meglio. Non vado molto veloce, non ne ho bisogno, sono in seconda marcia della gamma media, faccio 3-2, 3-3 km all'ora. Non ho bisogno di andare molto forte perché comunque ovviamente se vado una marcia più lunga c'è più sforzo, ma non ho bisogno di fare dello sforzo o di correre. Insomma, voglio fare un lavoro che sia fatto abbastanza bene. Mi è stato consigliato anche di fare un video tipo come guidare tale trattore. Effettivamente ho visto alcuni video di Matteo TSA 135, spero di aver detto bene il nome, che fa questi video come guidare tale trattore. Sono interessanti perché per quanto magari semplici come concetto, devo dire che sono interessanti. Sono carini anche per chi non guida il trattore, non ha bisogno di conoscere quella macchina in particolare.
possono essere utili e comunque, ripeto, interessanti. Potrei farlo. Potrebbe essere effettivamente, come dire, un rubare l'idea. Ci penserò su. So che arriverò molto vicino alle radici dei ciliegi, però comunque non vado in profondità, quindi non dovrei fare danni. Ecco, in questo punto il terreno dovrebbe essere meno duro del normale, quindi io metto la terza marcia, però con l'high low la spezzo, quindi è la marcia intermedia tra la seconda e la terza. Vado un po' più veloce, dovrei riuscire a fare un buon lavoro anche senza troppo sforzo. Quindi la fresa l'ho attaccata adesso al Fiat 500. Ora non so se farò la seconda parte del video con la fresatura in questo stesso video o farò un altro video a parte. Comunque ovviamente vi mostrerò anche la fresatura con il 500. Niente di troppo particolare, ovviamente, ve lo dico subito. Però dai, insomma, per fare, dato che faccio 30, faccio 31, come si dice. Quindi sistemo tutto quanto. Nei commenti scrivetemi pure tranquillamente se pensate che questa lavorazione sia inutile, ma come ho detto prima, ho messo le mani avanti, questa lavorazione diciamo che è stata in parte inutile, si poteva un po' evitare, perché comunque una volta che ci sarà il inerbimento sarà tutta un'altra musica. Facendo così, che già un po' l'inerbimento stava cominciando a comparire, facendo così io ritardo l'inerbimento. È vero, però il punto è che quando poi mi capita di andare a trinciare l'erba o comunque fare qualsiasi altro passaggio o lavorazione, se ho questi grossi dislivelli dei solchi delle ruote, non è un bel lavoro, devo dire la verità. Non è un bel lavoro, è scomodo, soprattutto appunto quando sto trinciando. E quindi a me non piace avere questi grossi dislivelli nei filari. In alcuni filari vecchi ho un po' di dislivello, ad esempio verso il centro della fila, quindi più o meno a 2 metri da qui a 2 metri da qui. Sul centro c'è un dislivello, diciamo, a schiena d'asino, al contrario, non saprei, una non una conca, una fossa, diciamo. Quindi le piante sono a livello più alto. Quando vado a trinciare, il trincia non sta sempre, cioè segue il terreno, è chiaro, però avendo il trincia e il disco laterale interfilare, appunto per tagliare l'erba tra le piante, rimane poi troppo alto il disco, quindi non lavora bene. A volte invece il contrario, c'è un po' di dislivello con una conca all'interno, quindi il trincia sta in questo modo, il disco laterale sta più basso e spesso mi mangia la terra con le lame. A volte poi, essendo nel dislivello, non sta neanche bene dentro, quindi rientra quando non deve, insomma tutta una brutta cosa. Per fare un buon frutteto ci vorrebbe una bella livellatura del terreno, però ovviamente è una lavorazione che richiede chiaramente un conto terzista e quindi grossi costi, perché sono macchine che si fanno pagare, e quindi io il più possibile utilizzo i mezzi e le attrezzature che ho, ossia appunto l'erpicino che vedrete e la zappatrice o fresa in primis, appunto dopo il passaggio con l'erpicino, che avendo un telaio rigido, più o meno rigido in realtà, riesce appunto a livellare il terreno come mi serve. Cioè appunto non viene un lavoro eccelso, però devo dire la verità, viene un lavoro buono, viene un buon lavoro, e per quanto mi riguarda è più che sufficiente per avere un terreno abbastanza spianato tra filare e filare. L'ho usato soprattutto ad esempio in questo appezzamento di 4 filari,
dopo aver arato e lavorato il terreno, già che lì c'era il dislivello dovuto al fosso di scolo, il terreno era più alto da questa parte ed era più basso da questa parte, poi nel mezzo c'erano un po' di avvallamenti e dislivelli. Io cosa ho fatto? Dopo aver fresato appunto con lo stesso identico metodo, ho usato l'erpicino, sono passato, ho fatto tanti passaggi su e giù in tante zone, in tante posizioni, e quindi ho livellato il più possibile il terreno. C'è rimasto un po' di dislivello lì, ma non riuscivo a fare molto di più. Bene, la lavorazione è finita per quanto mi riguarda, ora passerò alla lavorazione successiva, ossia, come dicevo prima, la fresatura. Direi di aver parlato a sufficienza, quindi il video probabilmente è venuto un po' lungo. Mi tocca fare la seconda parte con la fresatura, quindi io per il momento vi saluto. Vi invito a fare le stesse cose solite del video, mettere un like se vi è piaciuto, lasciare un commento con la vostra idea, perché sicuramente avrete la vostra da dire. E tutto quanto. Insomma, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!